strati che si infrangono su battigie di vita, su semi silenti in attesa dell'innesco che riaccenda il motore di destini già scritti, linguaggi ancestrali di nucleotidici legami. Je suis le mer. Je suis. Il pensiero di un umile servitore che sa cogliere il momento e segue taciturno quel magico rituale su spiagge ormai case di tramonti fragorosi. Je suis le mer. Su Cittadella, la radio L, il singolo di Darman, da questo suo lavoro Rifugio, cantautore calabrese che abbiamo in diretta su Cittadella Radio questa sera. Benvenuto Darman. Grazie, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, in apertura abbiamo sentito il tuo nuovo singolo da questo bell'album del quale parleremo tra pochissimo, Rifugio. Beh, a proposito di singoli, sono tanti quelli che naturalmente hai lanciato in questi anni di carriera da solista. Parliamo della tua musica, quali sono insomma i suoni che hanno influenzato le tue produzioni, la musica con la quale in pratica sei cresciuto, Darman? Io sono cresciuto con la musica di mio padre quando ero piccolo, quindi quegli ascolti suoi, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, Led Zeppelin, Battiato, Guccini e compagno cantante, i Nomadi, quindi con tutta questa musica qua. Poi ovviamente ci ho messo anche i miei ascolti, quindi Machine Pumpkins, i Foo Fighters, certo. I Nirvana, Pearl Jam, eccetera eccetera. Quindi diciamo che il mio background viene da lì. Bene, allora Darman, tu sei ancora in giro in tour, live, in Italia? Allora, il tour Leonomos è terminato e sto lavorando su altri tre tour, di cui uno molto speciale che pubblicherò a breve, che sarà tra gennaio e febbraio. Bene, a proposito di questo volevo sapere insomma quanto è importante per te il rapporto col pubblico in live, perché tu giri molto, insomma sono tante le date che ti hanno visto protagonista dal vivo. Sì, no, vabbè, ovviamente un musicista si nutre di live. Uh-huh. Il live è il momento in cui c'è l'incontro, soprattutto quando si propone un disco nuovo. È essenziale anche questo momento di incontro e di scambio, perché è vero che il concerto essenzialmente è di chi attua la performance, però è soprattutto anche di chi ascolta, che implica anche poi diciamo la performance stessa, inficia la performance stessa, o in positivo o in negativo, molto spesso in positivo. E l'importanza anche degli ascoltatori in un live non è da sottovalutare. Bene, allora noi in diretta su Cittadella abbiamo Darman, in chiusura di appuntamento sentiremo il nuovo singolo, si chiama L, da questo quarto disco di inediti, si chiama Rifugio, disco totalmente acustico. Senti Darman, c'è un cambiamento rispetto ai tre lavori precedenti in questo album? Più che cambiamento direi che è un intermezzo, comunque sono parti di me che già preesistevano e che ho mostrato con questo nuovo disco, quindi un artista non è fatto solo di un genere, non si può restringere in un unico genere. E sicuramente c'è una personalità artistica che viene fuori in varie sfaccettature, in questo caso in un disco un po' più intimo, più rilassato, più introspettivo, che meritava questo tipo di sonorità. Beh, il tuo lavoro si chiama Rifugio, sono 9 tracce molto intimiste, devo dire. E poi c'è questo titolo, Rifugio, spiegaci un po' il significato, qual è il vero senso appunto di Rifugio? Il vero senso di rifugio è un senso opposto rispetto all'accezione del termine, nel senso che per me il rifugio è un senso di apertura, un rompere gli involucri che ci dividono dagli altri e dal mondo, e aprirsi agli altri, aprirsi al mondo, scoprirlo e vivere a 360 gradi per scoprire se stessi e gli altri.
Bene, allora in diretta noi su Cittadella, insomma, abbiamo Darman, tra pochissimo chiuderemo l'appuntamento riascoltando da proprio questo album Rifugio il nuovo singolo che si chiama L. Senti Darman, come artista quanto è importante per te la ricerca e anche la sperimentazione di nuove sonorità? È tutto perché bisogna sempre sperimentare qualcosa di nuovo, avere sempre degli stimoli, e quindi qualsiasi cosa che possa stimolare la mente, sia dal punto di vista artistico e non solo, è sicuramente qualcosa che dal punto di vista del componimento, quindi poi della realizzazione di un disco, è essenziale. Tipo ad esempio in questi giorni mi sono riavvicinato alla batteria, sto suonando più la batteria della chitarra. Bene. Che non è il mio strumento, però mi piace in questo periodo andare alla batteria, quindi mi ispira quello strumento lì, quindi si varia anche a seconda dell'umore del periodo. Certo. Senti, parlando del panorama musicale attuale italiano, c'è un artista che apprezzi in modo particolare, magari con cui vorresti aprire anche una collaborazione? Ma è un artista che stimo proprio in maniera viscerale, anche per come riesce a gestire, diciamo, la sua fama, quindi il suo essere comunque anche un personaggio pubblico, è sicuramente Elisa. Però stimo anche moltissimo Cesare Cremonini. Beh, noi ti auguriamo un duetto con loro, magari una partecipazione all'interno di un tuo lavoro, Darman. Ma chi lo sa, speriamo. Speriamo. Senti, allora, volevo parlare anche di L, questo tuo nuovo singolo estratto del Rifugio, due cenni, insomma, anche sul testo e su come è nata questa canzone. L è nata insieme ad altri due brani che sono contenuti nel disco, ed è nata sulla spiaggia di Aghè, in Costa Azzurra, in questo giorno speciale, dopo la riapertura dal primo lockdown, quindi... Eravamo in viaggio con la mia ragazza in Francia, eravamo su questa spiaggia meravigliosa, e questa spiaggia ha ispirato tre brani nello stesso giorno, che sono dedicate a tre momenti diversi della giornata. Infatti hanno tre sonorità diverse, tre mood diversi. El è un mood da tramonto, da esplosione, da colori meravigliosi nel cielo, ed è, diciamo, un brano dedicato anche all'ispirazione che ti dà il mare e quanto il mare sia stato importante anche per la nascita della vita sul pianeta. Senti, ma il periodo della pandemia è stato un momento anche di ispirazione per te? Per fortuna sì. Diciamo che tendenzialmente non scrivo nella contingenza degli eventi, però una volta che li ho metabolizzati poi traggo ispirazione in maniera, diciamo, resiliente, come si suol dire in questo periodo. E quindi anche nel caso della pandemia, diciamo che ho girato a mio favore una situazione negativa. Bene, allora Darman, noi siamo quasi in chiusura di appuntamento e tra pochissimo risentiremo il tuo nuovo singolo L. Progetti futuri, soprattutto per il 2023, insomma, sogni nel cassetto, raccontaci un po' di te, del prossimo anno soprattutto. Ma il prossimo anno, come ti dicevo prima, inizierà con un tour molto particolare e di beneficenza, che sarà tra gennaio e febbraio, e poi ci saranno altri due tour, una sorpresa speciale intorno alla primavera che stiamo preparando col mio batterista, con Roberto Stella. Insomma, ci sono un sacco di cose in cantiere. Bene, allora Darman, noi siamo pronti come sempre a lanciare e promuovere la tua musica. Vi ricordo, questo album si chiama Rifugio e noi risentiamo adesso in chiusura di appuntamento il nuovo singolo, si chiama L. Grazie Darman. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti. Bene, Darman, questa è L. Fati che si infrangono su battigie di vita, su semi silenti in attesa dell'innesco che riaccenda il motore di destini già scritti, linguaggi ancestrali di nucleotidici legami. Je suis la mer. Je suis la mer. Je suis. Il pensiero di un umile servitore che sa cogliere il momento e segue taciturno quel magico rituale su spiagge ormai case di tramonti fragorosi. Je suis le mer. Je suis.